Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Questa domenica la liturgia ci presenta queste due parabole del Regno di Dio, nell'omelia della messa per festiva di ieri sera, oltre ad aver approfondito alcune premesse per la comprensione di queste parabole, suggerite anche dall'antifona al Vangelo, cioè che il seme è la parola di Dio e che il seminatore è sempre il nostro Signore Gesù Cristo, quindi nella prima così come nella seconda parabola il terreno sono le nostre anime, ho però cercato di approfondire un pochino la prima delle due parabolette, quella del seme che cresce da solo. Adesso con l'aiuto del Signore vorrei con voi volgere lo sguardo sulla seconda, che tra l'altro riprende alcuni aspetti sia della prima lettura che del passaggio responsoriale, e se il Signore mi aiuta anche uno sguardo veloce sulla seconda lettura, che è molto significativa e molto bella. Partiamo da quello che io ho chiesto al Signore a nome di tutti, pregando prima della liturgia della parola. Io mi sono rivolto a Dio così: o Padre che a piene mani semini nel nostro cuore il germe, il più piccolo di tutti i semi, quindi il germe, di cosa? Della verità e della grazia. Fa che lo accogliamo con umile fiducia e lo coltiviamo con pazienza evangelica, ben sapendo che c'è più amore e giustizia ogni volta che la tua parola fortificherà la nostra vita. Queste preghiere, quelle domenicali, guardate che ci si potrebbe fare l'omelia solo commentando questa preghiera, che è bellissima. Riprendiamo insieme alcuni aspetti, no? Quindi, cosa viene seminato nel nostro cuore? Se il nostro cuore però dà la possibilità a Dio di seminare. Come si dà a Dio la possibilità di seminare la sua parola in noi? Dobbiamo andare a cercare, ad accogliere i modi e le fonti con cui Dio la sua parola ce la offre, da quelli più comuni, come per esempio anche la liturgia, parole della parola della messa domenicale, a quelle più elaborate, incontri, pellegrinaggi, meeting, giornate mondiali della gioventù. Adesso forse vi racconterò un'esperienza personale di vita, insomma, no? Perché questi semi possano essere gettati nei nostri cuori fino a quando non ce ne sia uno che veramente attecchisce, e poi, come dice la seconda parabola, da una cosa che ti sembrava piccola così esce fuori un albero gigantesco, dice Gesù, che si posano sopra gli uccelli del cielo. I commentatori della patristica dicono che dietro questa metafora è rappresentata lo sbocciare di una vita cristiana talmente bella e anche sovrabbondante che dà conforto e consolazione anche agli altri fratelli, che poi è il senso della nostra vita. Il nostro Signore ci fa santi perché noi con la nostra testimonianza possiamo anche portare non noi stessi ma le opere che il Signore ha fatto ai nostri fratelli ed essere loro di aiuto, di giovamento. Non serve essere sacerdoti o frati o suore per fare questo, no? Quindi Padre, semini nel nostro cuore il germe della verità e della grazia. Attenzione, fa che lo accogliamo con umile fiducia. Bellissima, no? Quindi la disposizione dell'accoglienza da parte nostra, che deriva dal fatto di sentirsi bisognosi. Noi non siamo autosufficienti, né mai dobbiamo pensare, vi prego, questo non fatelo mai, fossi anche la persona più istruita dal punto di vista religioso del mondo, che ormai sappiamo tutto, che non c'è più niente da dire. Avete visto quante volte il Papa ammonisce da questa cosa, quelli che sanno tutto, quelli che ormai non si sorprendono più di niente. Io dico sempre che ogni giorno, ve l'assicuro, ma non lo dico tanto per dire, imparo qualcosa da Gesù, anche a volte molto più di qualcosa. A volte la sera vado a letto che so, come dire, santamente ubriaco, e mamma mia quante cose belle che oggi abbiamo scoperto, tutti i giorni, capite? Non è da stupirsi, perché chi di noi può esaurire le infinite bellezze, risorse, ricchezze, di verità e di grazia che c'ha il Signore? Nessuno. Solo che se uno chiude l'ombrello, se pensa di stare già a posto, non c'è il terreno che raccoglie. Come dicevo ieri sera, come se uno butta il seme sul pavimento il seme non può attecchire. Quindi fa che lo accogliamo con umile fiducia e poi lo coltiviamo con pazienza evangelica. Vedete, il granellino di seme è piccolo piccolo, no? Poi se cresce diventa gigantesco. Quanto tempo ci mette un seme a diventare un albero gigantesco? A
lui piacciono tanto gli alberi. Quando ero a Borgo San Michele e ci piantarono, mi piacciono tanto le querce, gli alberi che diventano loro grossi. E c'era sta quercetta, l'ho piantata 7 anni fa, quando sono partito, era diventata appena appena un po' più grande. Quella prima che diventa, ci passa un sacco di tempo. Quindi la legge della crescita e le leggi spirituali seguono le leggi della vita. Un embrione, prima che diventa un ingegnere, ci passano 25 anni, 30 anni, e 30 anni in cui ci hanno lavorato, ci hanno studiato, ci hanno tante cose. Quindi anche nella nostra vita interiore le leggi di crescita sono sul lungo termine. Quindi non bisogna mai scoraggiarsi, ma sto cercando di avvicinarmi un po' al Signore, lo vedo insomma che la vita, i difetti ancora non sono sempre gli stessi, non sempre confessare le stesse cose, non si scoraggia. Pazienti. L'importante è che uno ascolti, l'importante è che uno sia aperto alla grazia, l'importante è che uno lascia operare il Signore, cerchi di fare quello che può. E poi nel tempo, un bel giorno quando uno te l'aspetta dice, oh, hai visto? Funziona così, non dobbiamo mai scoraggiarci. Quindi fa che coltiviamo questo seme con pazienza evangelica, attenzione, ben sapendo che c'è più amore e giustizia, attenzione ogni volta che la tua parola fruttifica nella nostra vita. Allora noi dobbiamo imparare anche ad avere verso noi stessi uno sguardo oggettivo, cioè sapere le cose che non funzionano, ma anche saper riconoscere le cose che per grazia di Dio migliorano la nostra esistenza. Sempre con questo occhio. Se una cosa va meglio, non dobbiamo dire subito quando sono stato bravo, come il fariseo che andava davanti a lui a dire guarda che bello, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, adesso voglio una medaglia. Ma dobbiamo riconoscere che se nella nostra anima si vedono dei germogli, dei frutti di miglioramento, di maggiore bellezza interiore, questo deriva dalla stessa parola di Dio seminata in noi che sta portando i suoi frutti. Non viene da noi, ma è dono di Dio. Nel salmo responsoriale che vi accennavo e che fai con la prima lettura, nella prima lettura lo stesso c'è un'altra immagine, no? Il cedro che diventa ampio e imponente. E attenzione, Dio dice una cosa: io umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. A che vi fa pensare questa espressione? Cosa dice la Madonna del Magnificat? I potenti rovesciano i troni e innalza gli umili. Chi è l'albero alto che viene umiliato dal Signore e l'albero basso che viene innalzato dal Signore? L'albero basso è la persona umile che si mette davanti a Dio con quella disposizione: Signore, io ho bisogno di imparare tante cose da te, tavolo il cuore, vai, scrivi tutto quello che vuoi. L'albero alto è quello che si pensa di stare già perfettamente a posto, che può fare da sé, che se lo gestisce lui quello che ha. E allora la legge del Signore è questa qui, che l'albero, quello che si crede di essere il Padre Eterno, lo abbassa e dice guarda che sei un povero uomo. E quello che si abbassa, aprendosi completamente all'azione di Dio, lo esalta perché lo riempie di se stesso. Ecco perché l'umiltà è una virtù così importante nella vita interiore. Il Salmo responsoriale ci ha ricordato una cosa molto bella: il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Quindi chi è questo cedro che cresce? Colui che è giusto, nella Sacra Scrittura, colui che è giusto, fa sempre la stessa cosa, è quello che si aggiusta alla volontà di Dio. Cioè il giusto non è nient'altro che uno che dice, beh, cosa vuole Dio? Vuole questo? E io lo faccio. Perché la giustizia è solo ciò che Dio vuole, la perfetta giustizia. Quindi si diventa tanto più giusti quanto più si fa la volontà di Dio. Chiaramente si fa tanto più la volontà di Dio quanto più la si conosce, si ascolta la sua parola, e quanto più la si mette in pratica. Per metterla in pratica sappiamo che ci vuole la grazia di Dio, che si attinge dai sacramenti, la confessione e la comunione e la preghiera. Questo insieme contribuiscono alla nostra vita di Dio. Vi dicevo un accenno prima di chiudere la seconda lettura. La seconda lettura è molto bella e chiude un pochino il cerchio di quello che abbiamo visto, no? A che pro tutto questo? Allora, la seconda lettura ci dà una grande risposta, una grande domanda. Che ci stiamo a fare nel pianeta? E dove andiamo a finire? Che succede dopo? Non ci affatichiamo, facciamo tante cose nella vita? Questa è una delle domande fondamentali per l'uomo. L'uomo non può non chiedersi che succede dopo. E succede quando arriverà anche per me la morte, perché noi lo sappiamo che arriverà anche per me la morte.
morte, è inutile non pensarci, perché tanto se non ci pensi arriva, ci pensa lei a te, non c'è stato problema, lei ci pensa, quindi presto o tardi viene a fare toc toc. Che succede? San Paolo ci ha detto una cosa molto, molto bella: noi siamo pieni di fiducia sapendo che qui stiamo in esilio, lontani dal Signore finché abitiamo in questo corpo, e non vediamo l'ora di ritornare in paradiso, di raggiungere la nostra patria. Cioè, la sera quando andiamo a dormire è un giorno di meno sul pianeta Terra, e noi che pensiamo? Non ci pensiamo per niente, diciamo che bello, un giorno di meno, manca un giorno di meno a quando raggiungerò il fine per cui sono stato creato, perché noi siamo stati creati per andare in paradiso, per godere eternamente della divina visione, della visione beatifica. Questo è il motivo per cui siamo stati creati. Però prima di raggiungere questo passaggio, per dove si deve passare? Tutti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, attenzione, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Io dico sempre ai miei fedeli, anche qualche volta durante le esequie, che la cosa più bella da scrivere nelle epigrafi funebri è: oggi ha reso l'anima a Dio Tizio e Caio. Io questo ci fece scrivere sulle epigrafi, mi imposi di papà e di mamma. Non è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, solamente che è una cosa vera, ma il giorno della morte, proprio nel suo significato profondo, è il momento in cui la nostra anima, che Dio ha creato e che ce l'ha affidata, perché noi la custodissimo, perché cogliessimo la sua parola, perché portassimo tantissimi frutti che il Signore vuole farci portare, e la rendiamo e diciamo: Signore mio, ecco, questo è quello che sono riuscito a fare, accontentati, abbi pietà di quello che non ha funzionato e ammettimi alla tua presenza. Questa è la vita cristiana, che trascorre in questo modo disteso, sereno. Noi non abbiamo paura della morte, nessun tipo di paura. I santi, quando andavano a dormire, dicevano: Ale, un giorno di meno, se manca un giorno di meno, non è che ce l'hanno voce, non è che non ci pensavano, perché dicevano: meglio che, non, che brutta cosa la morte, meglio che non ci pensa, oppure ci penso con paura. No, ci penso con gioia, se sto camminando nell'amicizia con il Signore. Ecco, questo sono un pochino le suggestioni di oggi, ma la cosa fondamentale rimane il messaggio del Vangelo, l'accoglienza di quello che Dio ci dona. A volte passa attraverso cose piccole piccole. Io, sinteticamente, mi trovate qui oggi perché nel lontano 1991 il nostro Signore mi dese una trappola, mi fece partecipare a un incontro, non volevo andarci, dove accompagnavo una persona che era paralitica, dove c'era l'invito alla giornata mondiale della gioventù fatta dal Papa Giovanni Paolo II con il giovane Cesto Cova. Guardate che io non c'ero neanche, non mi passava neanche per la preanticamera del cervello di un posto del genere, e mi trovai lì appunto perché andai a accompagnare, per carità cristiana, una persona che era invalida. Ma quando sentii le cose belle che si dicevano in quell'invito, io dissi: ci vado. Guardate che se io oggi sono qui, è nato tutto lì. Una cosa così, un incontro a cui non pensavo di andare, mi ci sono trovato, ho aperto non so perché le orecchie, ho fatto quello che il Signore mi invitava a fare perché ero l'invito e ci sono stato, e poi ha cominciato un mare magnum che tappa dopo tappa mi ha portato ad essere quello che sono oggi. Io tanto ho detto questo. E se non ci fossi andato lì? Quindi se non avessi accolto quel semino, oppure se anche se fossi andato e si è detto: ma chi se ne importa, è già troppo, sono qua a accompagnare questa, non torno a casa, se state per andare a vacanza mi devo dirti. Capite come a volte da una cosa apparentemente piccola e significante può nascere chissà cosa. Quindi è importante che sappiamo riconoscere le visite del Signore e non lasciarsene scappare. Bene, chiediamo a Maria Santissima soprattutto che ci doni una grande umiltà come aveva lei, per essere completamente disponibili e accoglienti verso tutto quello che il Signore ci vuole donare e far vivere, perché tutti i doni che Lui ci vuole dare possano trovare in un accogliente, produrre grandi frutti e quindi grande gioia in questa vita e piena felicità nell'altra. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.